Le ricette di zio Roberto. Buon appetito. Amici, buongiorno. Oggi andremo a fare delle bruschette di pane nostrano, siciliano, oppure del pane di segale, comprato al supermercato, così già tagliato. Le andremo a fare con olive bianche, queste le ho fatte io, e olive nere, anche fatte in casa. Abbiamo bisogno dell'olio di oliva extravergine, di frantoio e un qualche spicco d'aglio. Andiamo a fare il patè di olive bianche. Denoccioliamo l'oliva. Ecco qui. E abbiamo denocciolato le nostre olive. Andiamo a prendere uno spicchio d'aglio, ne mettiamo appena appena mezzo spicchio, così per dare un po' l'odore. Ecco qui, ne prendiamo appena appena un po', non esageriamo, con è solamente per insaporirlo, solamente, io non ne metterei più di tanto. Ecco, prendiamo un goccio di olio, il nostro mixer, mettiamo un altro po' di olio, poco poco, l'olio di frantoio è molto genuino e buono, profumato, e andrà a profumare le nostre bruschette. Ecco qua, con lo stesso procedimento andremo a fare il patè di olive nere. Al limite, se ne rimane, in un piccolo vasetto o in una piccola ciotola si può conservare in frigo, naturalmente mettendo un po' di olio sopra. Ecco, andiamo a preparare con queste poche il patè di olive nere, per cui alla stessa stregua andiamo a denocciolare le olive. Messo in questo modo, ecco qui, abbiamo buttato l'osso, ecco l'osso e l'oliva qui, osso, oliva, osso, oliva. A questo punto mettiamo un po' di olio anche qui e andiamo a procedere con il mixer. E qui un altro goccetto di olio, poco poco, ed ecco il nostro patè di olive nere e quelle bianche. Adesso andiamo a fare le bruschette. La nostra piastra è pronta. Andiamo a sistemarci sopra le nostre fettine di pane. Ecco qua. Queste le ho tagliate in questo modo per che lo spazio è minimo. E andiamo ad attendere lo sbruschettamento. Belle le bruschette sono pronte e andiamo a preparare con il patè.
qui le nostre bruschette con patè di olive nere e patè di olive bianche. Buon appetito e alla prossima!